Francesca? Un momento! Non sono vestita! Avanti! Salve, Francesca. Spero che stia bene e che voglia scendere giù per cena. Non posso vedere la mia carissima tata che langue nel letto. Oh, io non credo di farcela mangiare. Sento come odore di pizza. No, no, credo che sia il nuovo deodorante freschezza italiana. Guardi, Francesca, ho sentito parlare della gara e non riesco a sopportare l'idea che lei ci sia rimasta male, che sia mortificata. Oh, grazie, signor Sheffield. È davvero carino da parte sua, ma temo che lei non possa fare o dire niente che riesca a farmi sentire meglio. Boh, allora è probabile che stia sprecando il mio fiato se vengo qui a dirle che nessuna ragazza potrà mai essere una rivale per una donna come lei. Mi voglio fidare. Perché gli americani sono così ossessionati dalla giovinezza? Sa, io preferisco la sensibilità degli europei che sostengono che le persone migliorano con l'età, come succede per i vini. Specie quei vini italiani, rossi, robusti, ma anche qualche volta dolci e stranamente irresistibili. Che gentile lei! C'è un'ultima cosa e poi la smetto di sprecare il mio fiato. Io penso, sì, che è un diavolo quando bacia. Oh, signor Sheffield, la prego. Continui. Io non mi ricordo d'essere mai stato baciato così. Anzi, sono sicuro di non essere mai stato baciato come mi ha baciato lei. No, no, basta, divento rossa. Cioè, come? Ma con una tale passione, un tale abbandono, un tale... risucchio. Sì, è vero. Danny, infatti, mi chiamava mio piccolo aspirapolvere. Sul serio? È molto poetico. Ah, signor Sheffield, è stato davvero fantastico. Io ero qui a mangiarmi il fegato e improvvisamente arriva lei e mi fa sentire così su di morale e così caro che potrei... Potrebbe cosa, Francesca? Darle un bacio. Oh, oh. Guardi, lungi da me rifiutare un dolce gesto di gratitudine da una signora. Grazie, signor Sheffield. È bello sapere che ho colpito ancora.